noi il 1° di luglio daremo pratica attuazione al primo impegno elettorale che ci eravamo presi, che era quello di ridurre il super ticket sanitario, di dimezzarlo. La prima giunta dell'era Fontana ha visto il sottoscritto portare la delibera, nella prima seduta della commissione consigliare è stato approvato, è stato dato un parere positivo alla nostra delibera di giunta, e quindi il 1° di luglio tutto ciò diventa realtà. Al governo nazionale, dopo il 4 marzo ci hanno messo 100 giorni per fare un governo, in regione Lombardia dopo 100 giorni abbiamo già la concreta riduzione dei costi per alcune attività ambulatoriali per i cittadini. Pensiamo ad una TAC, è un esame che i cittadini fanno normalmente, invece di costare 66 euro costerà 51 euro, piuttosto che una risonanza magnetica o un ecocolordope, una colonscopia che oggi costa 58 euro, costerà 51 euro, quindi concreti miglioramenti per i cittadini, minori costi da una Lombardia efficiente, veloce, puntuale e sempre attenta alle esigenze dei propri concittadini. Per ricordare, il super ticket massimo costerà 15 euro, giusto? Esatto, quindi il dimezzamento vuol dire che da un massimo di 30 euro si è passati ad un massimo di 15 euro, quindi tutte quelle prestazioni che prima costavano più di 51 euro, fino ad arrivare a 66 euro, d'ora costeranno un massimo di 51 euro, portando benefici ad 1,5 milioni di concittadini.